Ascoli Piceno è un comune italiano di 45.853 abitanti ed è provincia nelle Marche. Il territorio di Ascoli Piceno è situato nella Valle del Tronto. Il centro storico, costruito quasi interamente in travertino, è tra i più monumentali d'Italia e in esso si trova la rinascimentale Piazza del Popolo. In epoca medievale era caratterizzato dalla presenza di circa 200 torri. Secondo la tradizione, Federico II ne fece distruggere 91 nel 1242 e la loro riduzione proseguì nei secoli successivi. Ancora oggi conserva diversi esempi di torri gentilizie e campanarie ed è nota come la città delle 100 torri. È l'unica città della regione ad avere due teatri storici, il Ventidio Basso e i Filarmonici. Il teatro continua ad esistere. Quanto è magico questo mondo? Qui dietro di me c'è il Teatro Ventidio Basso, un meraviglioso mix di emozioni. Secondo una tradizione italica citata nella letteratura antica, la città venne fondata da un gruppo di Sabini, che vennero guidati da un picchio, uccello sacro a Marte, durante una delle loro migrazioni, detta Versacrum. I Sabini si sarebbero fusi con altre popolazioni autoctone, dando origine ai Piceni, che fondarono Ascoli 1600 anni prima della fondazione di Roma. Citiamo alcuni monumenti importanti: la chiesa di San Francesco con il monumento a Papa Giulio II, la via del Trivio con la torre, il forte Malatesta visto dal ponte di Cecco. Ascoli Piceno presenta due fulcri principali. Il primo è costruito dalla rinascimentale Piazza del Popolo, dove si trovano alcuni degli edifici più importanti, tra i quali il Palazzo dei Capitani del Popolo, lo storico Caffè Meletti e la Chiesa di San Francesco. Il secondo è rappresentato dallo spazio urbano di Piazza Arringo, la piazza più importante e grande di Ascoli, dove si elevano il medievale battistero di San Giovanni, la cattedrale di Sant'Emidio, che racchiude al suo interno la cripta dedicata anch'essa al santo patrono. Non solo le piazze, ma anche le strade dei vicoli di impronta schiettamente medievale contribuiscono a caratterizzare il centro storico di Ascoli Piceno. Caffè Meletti, annoverato nell'elenco dei locali storici italiani, è da sempre considerato il ritrovo dei personaggi più illustri della città, punto di incontro di cultura e di vita mondana. Si affaccia direttamente su Piazza del Popolo. La città inoltre è anche conosciuta per l'oliva ascolana, una specialità gastronomica nata ad Ascoli Piceno e diffusa in tutto il territorio italiano e al di fuori dei confini nazionali. E finisce qui la nostra 33esima puntata. Noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima, sempre e solo su Officina Fotografica.